E buongiorno mondo, sono le 8:30 e fa già un caldo assurdo. Il camper è lì. Io sono andato a vedere la colonnina dell'acqua fresca perché abbiamo un problema col frigo e questa notte si è spento e abbiamo tutto caldo, quindi speriamo di risolvere che sia solo stato un problema momentaneo perché di solito ci fa anche il ghiaccio di notte, così riusciamo a tenere fresca la parte sotto mentre viaggiamo con il frigo spento. E niente, anche l'acqua fresca della colonnina là non c'è. Perciò partiamo con l'acqua calda. E 170 km arriviamo a Murano Calabro e via. Sei pronta, Simo? Qua c'è il caos del camper e pronti a partire. Ragazzi, stiamo partendo e salvatemi voi perché la Simo mi fa partire ascoltando Johnny Russo Alghero. Lasciamo stare, parto. Mancano solo 40 km in Murano Calabro, ci siamo fermati per un caffettino. Ma come al solito c'è un sacco di caos. Siamo arrivati all'area parcheggio di Murano Calabro, sembra anche comoda. Qui c'è un bel rubinetto e infatti adesso cosa facciamo? Per prima cosa carichiamo l'acqua, visto che non c'è nessuno e riusciamo a fare tutto con calma. Guardate un po'. Pieno d'acqua fatto e adesso parcheggiamo e ci prepariamo per andare a fare un giro. E mentre la Simo prepara l'insalata di pomodori e mozzarella che dobbiamo finire perché, come vi ho detto, il frigo questa notte non ha funzionato, ma ora sembra di nuovo in funzione perché, come vedete, ho smontato la griglia. Questo qui è la serpentina dietro del mio frigorifero. Là sotto c'è il bruciatore che si vede da qua. Non so se riesco a farvi vedere la fiammella che adesso brucia alla grande. Si era solo un po' sporcato il bruciatore, c'era un po' di fuliggine, porcheria, ragnettini che si vanno a nascondere lì dentro, sti furbi. E adesso sembra girare abbastanza bene. L'unica cosa è che la temperatura si è alzata talmente tanto che adesso, prima che scenda nuovamente, noi finiamo le robe fresche, così a scanso di equivoci, ma dovrebbe ripartire. Logico, con le temperature che può fare un camper a 40 gradi in Calabria, però va bene, meglio così. Dai, Simo, mangiamo! Anche oggi pranzetto fresco, mozzarella, zucchine e menta. E la Simo con gli occhiali da sole a pranzo. Sono da vista. Perché se no non vedi cosa stai mangiando. Esatto. Buon appetito! Buon appetito. Ci stiamo inoltrando nei vicoletti di Murano Calabro. Se non avete più nostre notizie è perché ci siamo persi in questo dedalo di viuzze e controviuzze dalle quali non usciremo mai più. Di là o di qua? Proverei di qua. Una cosa che forse non vi avevo ancora detto, che queste ferie, rispetto alle classiche, alle quali vi ho abituato, dove ero tarantolato, giravo mille posti, giravamo mille posti perché la obbligavo a fare mille visite, questa di oggi, dove lei sta faticando un sacco, è una delle poche visite che faremo, perché poi le ho promesso che quest'anno faremo
quasi tutto mare. Spostandoci 2 giorni qua, 3 giorni là, ma mare, perché l'anno scorso si è lamentata perché siamo andati in Sicilia e le ho fatto fare 3 giorni di mare. Quindi forse vedrete pochi posti turistici e tante spiagge stupende della Calabria. Ma intanto si sale. Si sale? Dai, ce la fa la 500, ce la puoi fare anche tu. Dai, sei un decimo della strada per arrivare alla torre. Dunque, siamo arrivati al castello, non so se si vede qua dietro, non so se mi bloccheranno il video per la canzone, per i video, eccetera, eccetera, ma siamo qui e finalmente la Simo assaggia la brasiliana per la prima volta. Il Bergotto l'aveva già assaggiata in una fiera e vediamo l'effetto che gli fa. Questa era stata la sua reazione alla prima bevuta di una gazzosa al caffè calabrese. A me non fa impazzire, io amo molto di più il bergotto. Dobbiamo comprarne un sacco. No, seriamente, le vendono nei supermercati. Certo. Ma ne compri una cassa. Questa la trovi solo qui, non la trovi da nessuna parte in Italia. Secondo me anche mia madre ne va pazza, anche Fede. Diciamo, questo è un castello normanno-svevo, un castello che è stato edificato per la prima volta nel 1064 dai Normanni. I Normanni erano vichinghi, erano dal nord Europa, dalla Scandinavia, dalla Danimarca. Hanno fondato nel nord della Francia la Normandia, ma hanno fondato soprattutto nel nord della Francia quella città che poi li ha caratterizzati nel tempo. La città è Hauteville, loro saranno chiamati gli Altavilla. Allora, quello è l'anno 1000, era l'anno delle incursioni arabe, quindi era l'anno in cui chi costruiva fortezze per difendersi da queste incursioni. Di castelli ne parleremo dal 1500 in poi, quando più erano ricchi questi castelli di opere d'arte, no? Avevano i più grandi artisti, ricordiamo Raffaello, Giotto, Michelangelo, Leonardo, che arricchivano questi castelli di queste opere d'arte. Più ricchi erano di queste opere d'arte i castelli, più potenti diventavano le famiglie che abitavano all'interno di questi castelli. Visforzi, Medici, Vistenzi, Gonzaghi, ne abbiamo avuto veramente tanti di queste famiglie. Ma prima ancora però di essere una fortezza normanna, questo è stato un avamposto romano che risale al 132 a.C. Allora, Roma è stato un grande impero, la maggior parte delle volte faceva conquiste strategiche, l'abbiamo studiato tutti. Che scemo, lo sapevo che ti saresti nascosto, lo sapevo. A me mi piace tanto la campagna. Sì. Sono vecchia, sono malata, che io sono stata pure operata, non è che sto tanto bene, ma mi piace. Faccio meno, questo è certo, però mi piace tanto la campagna. Ha dei terreni? Sì, ce l'ho un pezzo, non troppo, ma mezza tumolata. Mi contento così. Si tiene impegnata. Sì, è bello. Io senza la campagna sarei morta prima. A me mi piace troppo la campagna. Volete venire? Vi offro qualcosa, No, le andiamo, tocaie. andiamo da Siamo un me. po' di corsa, però grazie. Dobbiamo arrivare fin giù, che dobbiamo poi partire. Beh, Siamo andati scendere a non fare. ci vuole mica tanto, insomma. Salire sì, ma scendere Salire sì, no. si è andati su a Io visitare il la facevo in castello. 5 minuti salire.
e scendere, sì. E ma io ero, mi chiamavo una bersagliera, che andavo sempre di corsa. Ma sono fatta vecchia, pazienza. Dunque, visita al castello, impegnativa per arrivarci, ma molto molto bella. Poi vi spieghiamo, ma penso che vi abbiamo già fatto vedere abbastanza, ma vi diciamo i nostri pareri. Volevo solo dirvi che ovviamente appena siamo scesi, proprio accanto all'area camper, c'è questo posto dove la Sima ha voluto fermarsi per mangiare tranci di pizza, parigina e birra Peroni. Buon Buon appetito! appetito!